Buon pomeriggio ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di Radio Mood. Sono qui con, come al solito, perché non è che io abbia speranza di cambiare co-conduttrice, con Diana. Sono sempre io, Eila. Sempre tu. E per farla contenta, tra l'altro, oggi, perché in fin dei conti non è che mi dispiaccia essere affiancata da lei, inizierò io a parlare. Perché si è lamentata la scorsa volta che l'ho sempre fatta iniziare, che ha sempre dovuto prendere lei, cogliere lei la palla al balzo, quindi oggi la faccio tacere per almeno i primi 2 minuti. Svelare i nostri problemi coniugali davanti a tutti. Vabbè, lo faccio anche per cercare aiuto, e devo cercare aiuto in qualche maniera, come faccio? Sì, facciamo tipo il telefono fucsia, Il Cristiano. telefono fuschia, si dice fuschia. Il telefono Dunque, fucsia. al fine di introdurre l'argomento di oggi, vi dirò che ci troviamo nella settimana di Halloween, per citare De Luca. Perciò abbiamo scelto Halloween, abbiamo scelto diciamo, un argomento un po' macabro a tratti, ma anche realistico, una cosa realmente accaduta e che penso continui ad accadere, e poi ce lo dirà Diana. E che ri ci riguarda da vicino perché siamo due studentesse dell'LM52, quindi diciamo che ci occupiamo dei criminali, o almeno in teoria. L'argomento di oggi riguarda il delitto perfetto, se esiste o non esiste, e adesso vi risponderò io a questa domanda, e il parco di Yellowstone, che si trova negli Stati Uniti, all'interno del quale c'è una zona precisa che si dice renda possibile commettere di fatto il delitto perfetto, che per definizione è quel delitto che impedisce agli investigatori di trovare poi il colpevole. Però, entriamo nel merito più criminologico per appunto del delitto perfetto. E lo faccio esordendo con una massima che recita così: non esistono delitti perfetti, ma soltanto indagini imperfette. E già questo potrebbe suggerirvi una risposta. Allora, questo perché diciamo che per definizione gli eventi criminali sono delle storie, quindi gli esperti fondamentalmente sono chiamati a ricostruirli tenendo conto del fatto che, citando anche Umberto Eco, oggi c'ho un sacco di citazioni. No, non è vero, questo è Sto l'ultimo. È mangiando perché le un taccuino di citazioni, una pagina di Wikipedia, che hai fatto? Sì, sì, potrei, Wikiquote, Criminal Quote. cristiana. Fantastica, ottima idea, poi ci penseremo bene. E dicevo, prima che la mia conduttrice mi interrompesse, mi agiti, la tua presenza mi agita, mamma mia. Comunque, citando Umberto Eco, che i fatti seguono una logica, e su questo non ci piove, ed è quella che il colpevole ha imposto loro. E anche questo vi suggerisce, ma andiamo avanti. Il cosiddetto, quello che noi esperti, ma beh, chiamiamo corpus delicti, e quindi ovviamente la scena del crimine, anzi, deve essere analizzato con la massima cura e soprattutto con il più ricco bagaglio esperienziale. Questo perché bisogna tenere conto del fatto che il luogo del delitto non è soltanto un luogo, ma è di fatto uno scrigno delle emozioni del colpevole e dell'assassinato. A tal proposito, lo potremmo definire un contesto, diciamo, un contesto emotivo. E bisogna anche tener conto della teoria di un famosissimo criminologo, che se non sbaglio, tra l'altro noi ce l'avevamo anche citato nel libro, che è Locard, che ci espone un principio, il cosiddetto principio dell'interscambio, cioè che una persona, quando entra in contatto con un oggetto, con un luogo o con un'altra persona, che poi sono gli elementi che rendono possibile all'investigatore giungere ad una conclusione, o meglio, alla risoluzione del delitto stesso, e stabiliscono una connessione talmente forte che lasciano traccia di sé.
E viceversa, l'oggetto, l'individuo e il luogo con i quali questa persona è entrata in contatto si scambiano un'altra traccia, cioè ecco perché dell'interscambio. Quindi diciamo che a conclusione di tutto, finché qualcuno commetterà un delitto e qualcun altro ne sarà la vittima, ci sarà sempre uno scambio di tracce e finché ci saranno queste tracce sarà possibile giungere a conclusione e risolvere per l'appunto un omicidio o qualsiasi altro tipo di fenomeno delittuoso, diciamo così. L'errore sta più che altro nell'umanità, o meglio, nell'individuare e analizzare un crimine in maniera sbagliata, tanto da sminuire poi quelle tracce che vengono trovate. Quindi, diciamo che per riassumere tutto, ragazzi miei, mi dispiace, ma il delitto perfetto non esiste. A Questo è noi però quanto. piace sognare e quindi piace pensare che ci sia realmente un posto in cui il delitto perfetto possa esistere e possa E non essere è ciò casa mia. che è casa mia, casa nostra, però appunto si trova in America e in questo luogo. Diciamo che fondamentalmente non si tratta di una, diciamo, di una leggenda oppure diciamo che questa cosa possa essere messa in atto per chissà quale grande motivo, ma semplicemente perché è una zona che a livello giuridico è completamente libera. È una zona che Fantastico. non è su, diciamo, la proprietà di nessuno stato. E quindi è una zona dove non vige la legge, perché non c'è nessuna legge, perché non è Aspetta, dov'è che si gestita. trova? Dimmi l'indirizzo preciso che me lo so. Diciamo No, ragazzi, non ci andate. Cioè, ti mando il link, ti mando il link. andateci per curiosità, ma non per uccidere gente, perché se no poi noi siamo un po', come dire, Io vi mi sento abbiamo molto spinti a fare accusata. questa cosa. Io potremmo essere accusati anche noi di omicidio in realtà, perché potremmo essere quasi, diciamo, i mandanti, no? Abbiamo Sì, indirizzato sì. questa. Possiamo essere comunque corresponsabili. Quindi, Killer tipici. esatto, vorrei evitare. Quindi io vi sto dando una semplice informazione, non prendetela per vera e non fatelo. Don't try this at home. Esatto, se mai dovessimo farlo, ve lo faremo sapere. Quindi faremo un blog, sì, proprio in quelle zone. E quindi, diciamo, è stato scritto anche un libro su questa faccenda e, diciamo, sul cavillo legislativo che renderebbe appunto di fatto questa terra la terra di nessuno. E quindi, in mancanza di legge, diciamo che si può anche commettere un omicidio e non essere incriminati. E un po' mi viene da pensare un po' diciamo, alla leggenda della notte del giudizio. Ok, Sì. non so se hai mai visto il film, ma penso assolutamente. Penso che, oddio, cioè, vabbè, non dico che l'abbiano visto tutti perché comunque è un film un po' particolare, però se non l'avete visto adesso vi abbiamo suggerito un bel film per Halloween. Esatto. E diciamo che la leggenda narra che una volta all'anno ci sia questa notte del giudizio in cui tutti possono commettere qualsiasi tipo di crimine. Qualsiasi tipo di crimine è concesso. E quindi diciamo, mi ha ricordato molto questa leggenda perché obiettivamente si tratta comunque di una situazione in cui tu puoi fare qualsiasi cosa e la legge non può punirti. Quindi da una parte diciamo che è molto affascinante questo, boh, a me intrigano molto Assolutamente, sì, lo è molto. E queste speriamo che risulti affascinante anche per chi ci ha ascoltate, perché, ma secondo me sì, dai, perché poi tutta la gente con la quale parliamo viene lì a chiederci: ah, ma quindi tu studi killer? quindi tu cosa vorresti fare da grande? L'Abruzzone, quindi sei una nuova Abruzzone? Quindi arresteresti No, non No, no, faccio. infatti direi che possiamo anche concludere la puntata dicendo: noi non siamo le nuove Bruzzone. Se è finita. Certo, tesoro, sì. Se avete Beh, domande e curiosità, commentate, condividete, scriveteci. Noi vi salutiamo. arrivederci. Adios.